Dottore, oggi qui a Calcinate per parlare di un argomento importante dell'ipertensione portale, un argomento centrale che tratterete sotto quali aspetti? Ma allora, l'ipertensione portale è una condizione emodinamica importante che rappresenta un po' uno spartiacque in quello che è la storia naturale dell'epatopatia. Le malattie di fegato hanno un andamento sostanzialmente subdolo, asintomatico o paucisintomatico. Quando si instaura l'ipertensione portale, la storia naturale diventa manifesta sul piano clinico, per cui il paziente comincia a presentare quei segni clinici di scompenso epatico, quali l'ascite, l'emorragia digestiva e l'encefalopatia portosistemica. Per cui il fatto di riconoscere questa condizione emodinamica precocemente ci consente di approcciare in modo diverso, applicare strategie diverse e in qualche modo prevenire quelle che sono le complicanze gravi di questa malattia. I pazienti come possono accorgersi di questo disturbo? Il paziente nella fase purtroppo avanzata di malattia si accorge perché comincia ad avere gonfiore dell'addome, cominciano a gonfiarsi le caviglie o a presentare questa condizione di sclere giallastre. Ecco, ripeto, purtroppo questi sintomi però sono segni già di malattia molto avanzata. Noi oggi siamo in grado di poter fare la diagnosi molto prima, e per cui evitare di rendere manifesta la malattia in questo stadio già avanzato sulla quale possiamo fare molto, molto meno. Ecco, dei consigli che vuol dare ai nostri telespettatori che sono affetti da questa patologia? Oggi abbiamo a disposizione una serie di test diagnostici non invasivi. Di grande attualità sono la parte dell'ecografia, che oramai non è recentissima. Abbiamo l'eco Doppler, che ci consente di avere dei parametri anche quantitativi e dinamici della circolo portale, e di recente acquisizione il fibroscan, che è una metodica assolutamente affascinante, che è come un'ecografia che studia la propagazione dell'ultrasuono, e sulla base della velocità di propagazione nel fegato di questo ultrasuono è in grado di dire se il fegato è duro o è elastico. Questo è un parametro comunque abbastanza affidabile che ci dice se il paziente ha una cirrosi o meno. Addirittura adesso si sta indagando in questo senso, cioè se questa indagine non invasiva sia in grado di addirittura predire il rischio emorragico. Per cui direi oggi, negli ultimi anni, abbiamo fatto dei grossi passi avanti in questo senso e siamo in grado di fare delle diagnosi precoci e non invasive, per cui gradite anche al paziente stesso. Dottore, oggi qui a Calcinate per parlare di epatologia, per parlare di ipertensione portale, ma lei in particolare approfondirà un tema. Quale? Allora, i temi che verranno approfonditi sono le conseguenze dell'ipertensione portale e il suo management clinico. In particolare la relazione verterà, dopo l'introduzione del dottor Bonocore, sulla ipertensione portale, sulla diagnosi di ipertensione portale basata su dei criteri innovativi e sullo sviluppo delle complicanze dell'ipertensione portale, che notoriamente sono lo sviluppo di acqua nell'addome, che si chiama ascite, la presenza della infezione del liquido ascitico, che si chiama peritonite batterica spontanea, e lo stadio più avanzato di queste condizioni, che è lo sviluppo della sindrome epatorenale, condizione gravata tutt'oggi da un'elevatissima mortalità. Ecco, quali sono le metodologie con le quali si contrasta questa patologia? Allora, innanzitutto è importante formulare una diagnosi corretta, impostare un management clinico terapeutico che sia condotto nel modo migliore possibile, con un uso cauto, attento e calibrato delle armi che abbiamo a disposizione, che sono sostanzialmente i diuretici.
non dimenticando che il 20% dei pazienti che sviluppano per la prima volta ritenzione nell'addome sotto forma di ascite hanno già un'infezione del liquido ascitico, e per cui questa ascite va diagnosticata non solo dal punto di vista morfologico con le tecniche da disposizione, ecografia, TAC, oltre all'aspetto clinico, ma anche con la puntura, quindi con la paracentesi, che oltre ad essere metodica diagnostica è notoriamente oramai anche una metodica di terapia dell'ascite. Parlerò anche dell'impianto dello stent intraepatico transgiugulare o TIPS, che è l'unico strumento oggi disponibile per ridurre drasticamente la pressione portale. Naturalmente metodica che se non adottata e scelta con tutti i criteri che sono disponibili può gravarsi da alcune complicanze se il paziente non è studiato in modo più che adeguato prima dell'impianto di questo stent.